tutti o bentornati a Real Crime. Anche oggi sono qui per raccontarvi una storia di true crime italiana o internazionale. Per il caso di oggi siamo nel 2006 e siamo in Ohio, negli Stati Uniti, perché vi racconterò l'assurdo caso della scomparsa di Brian Schaeffer. Iniziamo. Ma prima di iniziare con il caso volevo ringraziare lo sponsor di oggi, Cambly. Cambly è una piattaforma di e-learning che consente di fare lezioni di inglese in videochiamata con insegnanti madrelingua, ma la comodità è che i teacher sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre si possono scegliere sia lezioni individuali che di gruppo, con un massimo di altri 2 studenti in base alle proprie esigenze. Settembre, si sa, è il mese dei nuovi inizi, dei nuovi propositi, e allora è il mese giusto per migliorare il proprio inglese o addirittura impararlo, e impararlo parlando, non soltanto con la grammatica scolastica. Per quanto mi riguarda è importantissimo sia per il mio lavoro di ricerca di contenuti, ma anche per me stessa, ad esempio per quando viaggio, per riuscire a comunicare in modo fluido. Poi non dimentichiamoci che settembre è anche il mese del back to school, quindi perfetto. Ora poi c'è anche una grande novità. Cambly ha introdotto una serie di risorse accessibili completamente in modo gratuito. Potrete prepararvi per affrontare colloqui di lavoro in inglese, imparare dei modi di dire o ancora praticare con Cam AI, il nuovo sistema di intelligenza artificiale che simula una vera conversazione con un tutor. Per accedere a queste risorse gratuite, come si fa? Basterà iscriversi a Cambly. Con il codice sconto FEDECAVALLO, che vi lascio anche qui sotto in descrizione, potrete avere il 55% di sconto su tutti i piani annuali, oltre che 15 minuti gratuiti per provare Cambly, quindi perché no? Inoltre la promo di settembre include anche i piani, a partire da soli 18 euro al mese, anche l'accesso alle risorse gratuite di cui vi ho parlato prima e anche Cam AI, il sistema di intelligenza artificiale. Quindi, come vi dico sempre, provare non costa nulla, tanto è gratis, quindi provate Cambly e lasciatemi i vostri feedback. Ringrazio dunque Cambly per aver supportato questo video e ora torniamo al caso di oggi. Siamo in Ohio, negli Stati Uniti d'America. Qui vive un uomo di nome Brian Schaeffer. Brian nasce il 25 febbraio del 1979 e cresce nella cittadina di Pickerington assieme ai suoi genitori, papà Randy e mamma Renée, e assieme a suo fratello Derek. Brian si diploma nel 1997 e poi si iscrive alla Ohio State University per studiare medicina. Brian, oltre che essere un ragazzo molto attraente, è anche un ragazzo molto intelligente, ha un ottimo carattere ed è molto pacifico. È anche un grande studioso e un ottimo lavoratore e inoltre ha anche un lato creativo, ama infatti suonare la chitarra. La sua passione però sono anche i viaggi, soprattutto in paesi tropicali. Durante il periodo universitario, Brian conosce colei che diventerà la sua fidanzata, Alexis Wagner, e che lui ama moltissimo. Però ovviamente qua non parliamo di storie a lieto fine, e allora arriviamo alla giornata del 31 marzo 2006. È un venerdì, come tanti altri, e le lezioni sono state interrotte perché erano le vacanze di primavera. Le vacanze di primavera da noi non esistono, ma in America sì, e si chiamano Spring Break. Si tratta di una settimana di vacanza che si svolge tradizionalmente a fine marzo. In quel periodo Brian aveva da pochissimo completato il suo secondo anno in microbiologia, nella facoltà appunto di medicina. Per festeggiare questo evento, il ragazzo organizza una bellissima serata fuori con gli amici. Prima però promette al padre di fare cena con lui in una steakhouse. Randy e Brian infatti hanno un bellissimo rapporto padre-figlio.
Il loro rapporto poi si era intensificato ancora di più dopo la morte della madre, René, deceduta a causa di un grave cancro alle ossa soltanto 3 settimane prima. Randy, Brian e il fratello Derek ovviamente erano devastati, ma stando assieme ed essendo sempre più uniti riuscivano a farsi forza e a donarsi amore a vicenda. Durante la cena, Randy nota che il figlio Brian è molto stanco, molto stressato, ma d'altronde come poteva non esserlo? C'erano stati degli esami importanti universitari in quel periodo e poi poche settimane prima, appunto, era morta la madre. Nonostante la stanchezza, Brian decide di continuare la serata come aveva programmato, andando a bere qualcosa con i suoi amici. Verso le 21, Brian saluta suo padre e si incontra con il suo amico William Clint Florence. I due si incontrano in un bar vicino alla High Street. Poi continuano la serata spostandosi da un bar all'altro, bevendo diversi bicchieri di superalcolici. Poco dopo la mezzanotte, li raggiunge poi un'amica, Meredith Reed. Brian, William e Meredith a questo punto decidono di dirigersi verso un altro bar chiamato The Ugly Tuna Saluna, nella vicina cittadina di Columbus. Qui i tre ragazzi inizieranno a bere assieme ad altre persone. Ad un certo punto, però, succede qualcosa di strano. Sia William che Meredith si rendono conto che Brian non era più nel locale. Non c'era, non lo vedevano più. I due ragazzi controllano quindi nei bagni, controllano fuori, ma dell'amico nessuna traccia. Non era la prima volta che Brian spariva dopo diversi drink, ma nonostante ciò i due amici iniziano a chiamarlo e a mandargli messaggi per capire dove fosse o se stesse semplicemente tornando a casa senza avvisare. Ormai sono le 2 di notte e il locale sta per chiudere. William e Meredith attendono fuori dal locale per circa mezz'ora per capire se magari Brian li raggiungesse di nuovo al locale, ma nulla. I due infatti arrivano a pensare che Brian sia semplicemente tornato a casa e quindi tornano a casa anche loro. La mattina dopo la fidanzata di Brian, Alexis, come ogni giorno lo chiama, ma a rispondere è solo la segreteria telefonica. Inizialmente non si preoccupa, probabilmente il suo ragazzo stava ancora dormendo e si stava riprendendo dalla sbornia della sera prima. Verso sera però Alexis e anche il padre di Brian, Randy, iniziano ad essere molto in ansia. Tra l'altro, 2 giorni dopo, Brian e Alexis dovevano partire alla volta di Miami. Per 2 giorni Brian non si fece vivo, era tutto molto strano, ma ancora nessuno pensava al peggio, tant'è che la sua fidanzata Alexis, proprio 2 giorni dopo, il giorno della partenza per Miami, si reca all'aeroporto con il biglietto della partenza, la sua valigia e si mette ad attendere Brian, nella speranza, e anche un po' convinta, che lui arrivasse e partisse con lei. Probabilmente aveva deciso solo di allontanarsi. Di Brian, però, neanche l'ombra. A quel punto sia il padre che la fidanzata decidono di chiamare la polizia e presentano subito una denuncia di persona scomparsa. La polizia prende subito fortunatamente e seriamente il caso e inizia ad indagare indirizzandosi come primo luogo all'ultimo bar in cui era stato visto Brian, ossia l'Ugly Tuna Saluna. Il bar aveva un sistema di videocamere di sorveglianza e quindi come prima cosa la polizia richiede proprio quei filmati. Nei video si possono vedere benissimo i 3 amici su una scala mobile che si dirigono nel bar. Brian sembra tranquillo, indossa un paio di jeans e una t-shirt verde oliva. Sono le ore 1:15 di notte. Brian poi viene immortalato nuovamente fuori dal bar all'1:55 mentre parla con 2 ragazze per poi rientrare nel bar. Ma la cosa davvero inquietante è che questa fu l'ultima volta che Brian sarà visto fuori dal bar. Come se non fosse mai uscito, insomma, come se non se ne fosse mai andato dal locale. E la cosa ancora più assurda è che quella era l'unica uscita plausibile dal bar. Non ce n'erano infatti altre, ma com'era possibile?
Il bar si trovava al secondo piano di questa sorta di centro commerciale. L'unico ingresso era tramite una scala mobile e su questa scala puntava appunto questa telecamera. Ma quindi, dove era finito Brian? In realtà c'era una seconda uscita, ma era vietata al pubblico e poi si affacciava su un cantiere che ostacolava ogni tipo di passaggio. Questa sorta di centro commerciale, infatti, era stato costruito solo 2 anni prima, quindi, appunto, era ancora in costruzione. Solo il bar era stato completato, le altre parti erano ancora da finire. La polizia, esaminando i filmati assieme anche al personale del bar, inizia a contare tutte le persone che erano entrate e uscite quella sera. Il conteggio effettivamente fu di una sola persona in meno all'uscita e questa persona era proprio Brian. Questo che cosa significa in pratica? Che se anche Brian si fosse travestito per poter uscire dal locale e passare inosservato, i conti comunque sarebbero tornati. E inoltre c'era anche un altro dettaglio. Lui era sparito da solo, perché se fosse sparito assieme ad un'altra persona, ne mancherebbero 2 al conteggio finale. Dopo aver esaminato centinaia di ore di filmati di quella notte, sia del bar che della zona, non ci fu nessun avvistamento di Brian. Gli investigatori, tra l'altro, scoprirono che l'ultimo segnale del telefono di Brian era stato inviato attorno alle 2:10 del mattino, proprio quando l'amico William gli mandò un messaggio per chiedere dove fosse finito. La ricerca di Brian ovviamente si estese a tutta la zona, con diverse squadre di agenti e anche di cani poliziotto. Vennero ispezionate tutte le strade cittadine, guardando anche dentro ai cassonetti dei rifiuti, intervistando i residenti e persino controllando il sistema fognario della città. Ma non venne trovato nulla. L'appartamento di Brian distava circa 6 isolati dal bar. La polizia trovò la sua auto parcheggiata e in casa non venne trovato nulla di insolito. Anche all'interno del bar, ispezionato da cima a fondo, non venne trovato nulla. Diverse persone a quel punto ipotizzarono che Brian fosse fuggito, magari per depressione dopo la morte prematura della madre. Ma se anche fosse stato quello il caso, perché non era uscito normalmente dal bar? A tutte le persone che videro Brian quella sera venne poi chiesto di fare un test della verità, il poligrafo. Lo fecero tutti, con risultato negativo, ma l'unico che si oppose fu l'amico William, che però non era sospettato. Dopo diversi mesi, senza indizi o prove, il caso iniziò a calmarsi, ma la fidanzata di Brian non si dava per vinta. Lei ogni notte gli telefonava, nella speranza di sentire nuovamente il suo cellulare acceso. In una notte di qualche mese dopo, di settembre, Alexis telefona al suo fidanzato scomparso, sempre con la speranza di poterlo sentire in qualche modo. E quella sera il telefono squilla. Lo riesce addirittura a chiamare per ben 3 volte. A quel punto la fidanzata chiama la polizia e anche la polizia prova a telefonare a Brian sentendo effettivamente il telefono squillare. Poi ci riprovano per la seconda volta, ma a quel punto riscatta la segreteria telefonica. Poco male però, perché agli investigatori era bastata una sola volta per riuscire a rintracciare il segnale e capire in che zona si trovasse il telefono. Il cellulare di Brian venne localizzato a 23 km a nord-ovest dal bar The Ugly Tuna. Tuttavia, il telefono di Brian non aveva nessun GPS, quindi questa informazione sulla localizzazione di questa cella telefonica fu l'unica che la polizia riuscì ad ottenere. L'operatore di telefonia mobile poi spiegò agli investigatori che in realtà non era neanche molto affidabile questo indizio, perché poteva essere stato semplicemente anche un problema tecnico. Ed è a questo punto che il caso si raffreddò e venne dimenticato. Randy era distrutto.
Aveva perso la moglie per un male terribile pochi mesi prima e ora anche il suo amato figlio Brian. Ora era deciso a far di tutto per capire cosa fosse accaduto e dove fosse suo figlio. Continuò infatti imperterrito per mesi, per anni, a cercare qualche informazione ed indagare per conto suo. Fino purtroppo al 14 settembre del 2008. L'uragano Hook in quel periodo stava investendo l'Ohio con delle terribili tempeste. Randy in quei giorni era in una sua casa, a Baltimora. Quel giorno stava pulendo il giardino da tutti i vari detriti portati dal forte vento quando all'improvviso un'altra forte folata spaccò il ramo di un albero che andò addosso a Randy, ferendolo mortalmente. I vicini lo troveranno morto nel suo giardino la mattina seguente. Randy, sfortunatamente, fu una delle sole 6 persone morte durante l'uragano Hook del 2008. Insomma, questa famiglia era toccata da una tragedia dopo l'altra, ma la domanda rimaneva una. Dove era finito Brian Schaeffer? Ancora oggi purtroppo non si sa cosa sia accaduto a quel bel ragazzo quella notte, quel ragazzo con quella vita così perfetta. Ci sono però diverse teorie. La prima è che lui abbia voluto volontariamente abbandonare tutto, scappare e rifarsi una vita completamente diversa. Magari per depressione, non avendo sopportato la morte della madre, avvenuta poche settimane prima. Poco prima di scomparire, tra l'altro, Brian era in dubbio sul suo percorso professionale. Sul suo profilo di MySpace, che era una sorta di Facebook dell'epoca, aveva infatti scritto un post che diceva: amo davvero la musica e tutta questa faccenda del dottore è in realtà solo un lavoro temporaneo finché non metterò assieme la mia band e farò uscire un disco. Vorrei possedere un'isola un giorno o almeno una spiaggia, così potrò ascoltare Buffett tutto il giorno e bere Margarita con la mia signorita. Quindi poteva Brian aver voluto abbandonare tutto per seguire il suo sogno artistico? La famiglia e gli amici non condividono questa teoria. Brian era un ragazzo molto coraggioso e se avesse mai voluto fare una cosa del genere non avrebbe avuto problemi a dirlo. L'avrebbe fatto, ma dicendolo tranquillamente. E poi perché non uscire dal bar normalmente, magari anche travestendosi se avesse voluto? Il detective Edwards ha confermato più volte di aver visionato nei dettagli i video e di non aver trovato Brian che uscisse dal bar. Infatti anche i conti delle persone non tornavano, come abbiamo detto prima, ne mancava una. La seconda teoria è che Brian abbia lasciato il locale tramite la porta di servizio secondaria, magari da ubriaco, e che sia rimasto intrappolato nel cantiere che c'era all'esterno. Magari era anche caduto in qualche fessura e poi sarebbe morto lì, senza mai essere trovato. A sostegno di questa teoria, all'epoca, la polizia fu molto vaga, soprattutto relativamente alle domande riguardanti l'ispezione al cantiere. A tutt'oggi si rifiutano di rispondere. Forse avevano trovato qualcosa e per qualche motivo cercavano di nasconderlo? Ad ogni modo, Brian magari era caduto in qualche fessura, in qualche buco e magari era stato ricoperto poi dal cemento. Questa sarebbe la versione più logica, secondo molte persone. Un'altra teoria è quella secondo cui Brian sarebbe morto diverse ore dopo aver lasciato il bar, lontano dal locale, da qualche parte nella città. Ma né lui né nessun suo abito o effetto personale vennero mai ritrovati. Poteva trattarsi anche di un suicidio, ma dove era finito Brian, senza essere visto da nessuno? E se anche fosse stato un omicidio, fosse stato ucciso, nessuno aveva notato niente di strano in quella città quella sera? L'ultima teoria è che l'amico William sia coinvolto in qualche modo nella sparizione di Brian. Innanzitutto era l'unico a non aver voluto partecipare al test del poligrafo. Inoltre era l'unico ad aver trascorso l'intera notte con Brian.
E poi era anche uno dei suoi migliori amici, quindi tornando alla prima teoria, se Brian avesse voluto fuggire e cambiar vita, sicuramente William ne sarebbe stato al corrente. Inoltre, proprio William aveva raccontato alla polizia di aver avuto una discussione con Brian quella sera. Quindi era forse possibile che William si fosse così tanto arrabbiato con Brian da fargli del male? Un'altra cosa molto strana è che dopo la sparizione dell'amico, William aveva interrotto ogni comunicazione sia con gli amici che con i conoscenti di Brian. Si ipotizza inoltre che William assumesse droghe nel periodo della scomparsa di Brian e questo potrebbe essere il semplice motivo per cui non aveva voluto partecipare al test del poligrafo. Ad ogni modo, Derek, il fratello di Brian, crede che William sia coinvolto in qualche modo o che perlomeno sappia qualcosa che non ha mai voluto raccontare. Queste sono tutte le informazioni che ho su questo caso e tuttora Brian Schaeffer risulta una persona scomparsa. La polizia crede che il ragazzo sia vivo da qualche parte e che abbia voluto cambiare vita e lasciare tutto. La famiglia invece non ci ha mai creduto, pensa al peggio, anche se vive sempre con la speranza che un giorno Brian, in qualche modo, possa tornare. E invece qual è la vostra teoria? Il caso della scomparsa di Brian Schaeffer termina qui. Io come sempre vi do appuntamento alla prossima puntata di Real Crime e quindi al prossimo caso.